Ciao Yeti, volevo dirti che nel video 62 che menziona un certo Edoardo, nessuno lo conosce. Quel ragazzo sono io e mi chiamo Andrea. E niente, dai, non è un problema. Per questo errore non guarderò mai più un tuo video. Ciao! Questo descrive tutto, ok? Sono completamente scollegato, ok? Scusa di nuovo tantissimo Andrea, in realtà Edoardo esiste, vi ho confuso perché avevo fatto i due video molto vicini, quello col tuo audio messaggio e quello in cui parlavo della conversazione che ho avuto con Edoardo. Praticamente, non riesco più a dare priorità ai progetti, va bene, iniziare mille cose, però, ho un po' esagerato e sto, andando fuori strada, fuori rotta, ok? La cosa che mi ha messo più in crisi è questa. Non sto facendo, quello che vorrei con i vlog. È una cosa però molto molto sottile e mi sono reso conto che è veramente facile, tra virgolette, ingannare chi è dall'altra parte, perché quando ieri ho montato il video io avrei potuto semplicemente evitare di dire un paio di cose e sarebbe sembrato un video come tutti gli altri. Andava bene, il progetto come al solito non era niente di che, ok? Ma il video andava bene. Cioè, era soltanto una condizione mia che ho voluto palesare, perché questo è lo spirito di questi video, ma potevo benissimo non farlo. E voilà, cioè sarebbe tutto rimasto com'era. Ieri ho pensato, pensato, pensato anche a questo discorso del trailer e di cosa voglio fare. Insomma, ho bisogno di fare dei piccoli cambiamenti, come al mio solito, piccoli. Credo che per voi siano impercettibili. Non lo so, fatemi sapere come la vedete questa cosa qua. Però io quando guardo i primi video e quando guardo quelli di adesso vedo, questi piccoli cambiamenti, vedo dove ho cercato di correggere il tiro, vedo quello che ha funzionato, ma soprattutto vedo quello che non ha funzionato. Quindi metto un attimino semplicemente il piede sul freno. Può essere che questo comporti un rallentamento con le uscite dei video, magari ne pubblicherò un po' meno, non lo so, non lo so. Non è questo il punto, ma è il centro della questione. Non devo fare così tanti video e non devo farne neanche meno. Non è questo l'obiettivo. Io ero partito con un'idea: fare dei daily vlog. Ogni video racconta una giornata. Questo vuol dire fare video tutti i giorni. Ma mi sono reso conto, strada facendo, che non funzionava. Perché da una parte c'è un obiettivo, un problema da risolvere, qualcosa, e dall'altra parte c'è l'idea per arrivare lì, ok? Bisogna avere, tra virgolette, l'intuito, l'intelligenza di capire se la tua idea per arrivare al tuo obiettivo sta funzionando e nel caso correggere il tiro. Fare un video al giorno, tutti i giorni, non mi stava portando verso l'obiettivo. Ho migliorato, ho corretto, ma non ci siamo ancora. Non riesco a fare quel salto che vorrei per avvicinarmi, quel famoso punto percentuale, ok? Non riesco a fare quella roba lì. Quindi
faccio un tentativo. Non è che non voglio dirvi, non voglio parlarvi, è semplicemente che non ho ancora bene le idee chiare. Ho solo un input, questo ve lo posso dire. L'input è quello di togliere dai video, ok, data e giorno. Quindi già da questo video non ci sarà giorno e data in cui questo video è stato girato, ma giorno e data in cui questo video verrà pubblicato. Mi rendo conto che può risultare una cavolata, ma per il mio modo di ragionare, matto, molto matto, questo è uno stravolgimento. Stravolge tutto, perché cambio delle grosse abitudini, ok? Non nel mio modo di lavorare, ma nel mio modo di ragionare e di pensare a quello che devo fare. Vado avanti così per un po', quando mi rendo conto di cosa veramente è cambiato, se cambierà qualcosa, ve ne parlo. Ok, ok, adesso però torniamo seri. No, eravamo seri. No, non ho messo il cappellino di nuovo, quello vecchio, perché è in tinta con la camicia. E che quello vecchio, e che quello... E che quello nuovo l'ho lasciato in laboratorio. Ok, ok. Sto andando a cercare, se trovo qualcosa che mi convince, una smerigliatrice angolare nuova, perché come avete potuto notare su quella mia vecchia non monto mai la cuffia di protezione. Malissimo, malissimo, anche perché a me il disco è già scoppiato un paio di volte, e per farlo, per andare a fare questo acquisto, ho fatto la strada lunga, ok? Perché oggi non faccio niente, ragazzi. Oggi parlo, ragiono e basta. Ho bisogno di staccare un attimino la testa. Così ho il tempo di raccattare un po' di vostri feedback per l'impianto luci, ma soprattutto per il rack, perché mi sono reso conto che forse non vi ho dato l'informazione principale, che è quella che mi mette in dubbio sul materiale da utilizzare per realizzarlo. Non vado a fare un rack in appoggio sul mensolone che ho già. No, il mensolone va via. Il rack voglio tassellarlo al soffitto. Quindi adesso mi teletrasporto in laboratorio e vi spiego qual è il mio dubbio. Trovato! Il mio amico pane segatura sarà contento di me. Il flessibile è una di quelle cose che non sfrutto abbastanza. In realtà, per quanto abbia fatto un macello di polvere col tavolo, è stato veramente veramente utile. Utile perché mi ha permesso di fare esattamente quello che volevo. Allora, discorso rack, va bene? Allora, il modulo che avevo fatto io, ipotizziamo, lo rifaccio veloce. Qua praticamente è il modulo visto di lato, ok? Qua c'è il soffitto, ok? E noi lo vediamo di lato, le scatole, questa è una scatola vista da di lato, vanno dentro così, ok? Perché c'è questo spazio qua? Perché io ho il tubo che passa, quindi volevo far passare il tubo dietro. Tubo, ok, questo che tiene la distanza qua andrà in appoggio contro il muro, ok, e vorrei tassellarlo al soffitto qua. Uno, due tasselli, bene? Se lo faccio in ferro
non ho grossi problemi. Gli metto una, due, tre angolari per far scorrere la cassetta dentro e ci siamo. Potrei farlo in legno. Il discorso del legno è: questi due tasselli tengono tutto. La giunzione qua, come la faccio? Se la faccio così, ok? Il peso viene tenuto soltanto dalla giunzione qua. Potrei metterli una spina dentro, delle megaviti. Tiene. Se faccio così è completamente appeso. Stesso discorso. Spina, viti. Ha senso farlo in legno o è meglio farlo in ferro? Io ero partito con l'idea di usare dello scatolato 40x40 spessore 2. Ok? In realtà, per ridurre un pochino il peso, potrei metterli del 30x30, sempre spessore 2. Le proporzioni sono esattamente così, eh? Cioè queste 40 e queste 30. Idee, fatemi sapere perché vorrei risolvere questa cosa al più presto. Al momento vince il ferro, perché per quanto io lo faccia o così, capite che saldato è tutta un'altra cosa. Però anche lì, saldato tiene di più così o tiene di più così? O tiene di più fatemi sapere. Credo davvero di aver trovato un'ottima soluzione, anzi ottime soluzioni, più di una in realtà. Bene, da domani i video saranno leggermente diversi, appena. Se vi rendete conto di qualcosa, fatemi sapere, lasciatemi come al solito commenti, audiomessaggi. Questa cosa degli audiomessaggi mi fa proprio stare bene, mi piace. Credo di aver avuto un'idea, se vuoi banale, ma efficace. Benissimo. Ci vediamo domani alle 18, amici miei. Statemi bene. Ciao!